Eccoci alla fine del match tra FPDS e Borgo Margarita, vittoria di misura di FPDS col punteggio di 6-5. Siamo qui con il capitano di FPDS, Luigi Amoruso. Allora Luigi, dopo la sconfitta all'esordio per voi è arrivata la prima vittoria, una bella partita, avete diciamo tenuto in controllo il match per lunghi tratti, poi nel finale vi siete un po' fatti recuperare. Ti chiedo un commento su questa comunque bella vittoria da parte della tua squadra. C'è male, stavolta abbiamo iniziato il piglio giusto, soprattutto con l'aiuto dei due nuovi che sono venuti, Davide alle mie spalle che sta facendo questi gesti, e di Pasquale Boccia, e hanno dato una mano e siamo riusciti a vincere questa partita. Abbiamo giocato bene, l'appuntamento però è importante, domani mattina con la squadra di pallavolo. Domani sera big match, prima contro seconda. Quindi domani sera vi giocate un po' la stagione. Sì, ci giochiamo tutto e andiamo a fare una bella guerra, sicuramente vinciamo noi. E se riguardo al TAM, la prossima partita giocate contro Voce Flegrea. Non so se conosci un po' la squadra, che idee ti sei fatti, insomma. Sì, li ho visti, sono amici, però credo che ce la giochiamo. Noi adesso siamo... Sì. Intanto loro fanno le facce, quell'altro mio cugino fa Luigi Di Meo, Di Meo Calzature. Si fa lo stupido, è di famiglia proprio, il fratello mi ha rotto il naso qua sopra, sì, sono proprio così loro. Capito, va bene. Salutiamo Luigi alla prossima settimana, grazie. Siamo con Fabio Miraglia di Borgo Margarita. Allora Fabio, è arrivata una sconfitta per voi in questa seconda partita, stasera eri infortunato però comunque hai realizzato 3 gol, ti chiedo un commento su questa partita. Ma è stata sicuramente una bella partita. Speriamo che vengano tutte così, ci siamo divertiti, pure se sono infortunato do sempre il 100% e spero pure per le prossime partite farò sicuramente una gara meglio di questa. Ti faccio una domanda che ti chiedo ogni anno, fai sempre tanti gol, quest'anno quale premio vuoi prendere? No, non lo so, speriamo, ma... Miglior marcatore? Scarpa d'oro, quelli là, insomma. Una scarpetta, una scarpina. Va bene, ti chiedo un'ultima cosa riguardo alla tua squadra. Stasera comunque mancavano due elementi importanti come De Rosa. Pensi che insieme a loro magari potete puntare alla promozione in Serie B? Sì, sicuramente, perché sono due ragazzi, sono molto bravi. Sicuramente un po' meglio di me. Speriamo che la prossima partita possano venire e sicuramente vediamo una bella partita. Ok, ringraziamo Fabio, alla prossima partita, grazie.